primo giorno, primo momento, primo saluto al nuovo comandante della Guardia di Finanza, al gruppo provinciale, colonnello Walter Mela. Mi diceva che umbro. Curiosità, uno che deve venire a Ragusa, che cosa gli dicono i colleghi da Roma? Dice, ma vai a Ragusa, come ti trovi? Ti dicono ti troverai bene, ti troverai male. Assolutamente, sincero, assolutamente sì. Ragusa viene in realtà considerata una sede disagiata per i nostri trasferimenti, in connessione molto probabilmente all'isolamento e alle infrastrutture, diciamo, che non ne agevolano il raggiungimento. Devo però sostenere che la prima impressione è di tutt'altro avviso, è assolutamente positiva, è un territorio che mi ha colpito per le sue bellezze e anche per il calore dell'accoglienza delle persone. E mi dica un po', ovviamente chiunque entra al posto di un collega che va via, parla col collega e gli dice tu cosa mi dici di seguire particolarmente, quali sono i problemi, le criticità, se ci sono o no. Col colonnello Salerno che impressione le ha lasciato? Non lui come persona, lui come mondo che le lasciava. Anche qui l'impressione è assolutamente positiva, è una realtà in cui è possibile ben operare e lavorare, e il mio intendimento è quello di proseguire l'azione intrapresa dal collega a tutela della sicurezza economico e finanziaria dei cittadini e delle imprese. Lei ha due punti a mio avviso nodali: uno che la gente si rende conto, l'altro che capisce meno. C'è l'aeroporto, ma c'è soprattutto il porto. Sarà perché ci ho lavorato tanti anni, è una cosa fondamentale. Purtroppo al momento è un porto soprattutto di accoglienza clandestini, ma è anche un volano impressionante per quella che è l'economia di una terra, e ha bisogno di un controllo, lo fa la dogana o lo fa la finanza, perché bisogna stare molto attenti. Il porto è una realtà sensibile, come lei giustamente evidenziava, è una realtà che necessita di un presidio e di un controllo. Noi operiamo tramite la tenenza di Pozzallo, che necessita tuttavia anche di un potenziamento, certo, oltre che infrastrutturale, ma anche di personale, e su questo stiamo lavorando. Colonnello Salerno va via, è normale, un bilancio le ha fatto, devo dire, con una brevitas veramente apprezzabile. Abbiamo sentito che lei lascia con dispiacere, con la contentezza di andare in un posto che le viene sicuramente più agevole anche a livello familiare, ma lascia perché si è trovato bene. E l'essersi trovato bene, lei ha posto l'accento su una cosa importante: mi sono trovato bene perché mi sono trovato bene con la gente. Sì, assolutamente, il nostro lavoro è stato reso agevole da una capacità della cittadinanza eblea di essere, forse dico naturalmente, propensa al rispetto delle regole, quindi in un contesto sano diventa più facile poi intervenire su quelli che sono i fenomeni patologici, perché comunque quelli esistono ovunque, ma diciamo che però lo vivi in un territorio che è fondamentalmente sano, e quindi è più facile andare a colpire quelle situazioni che invece in un contesto del genere tendono alla devianza. Lei ha ricordato, ha posto l'accento su un periodo drammatico della vita mondiale, nel caso particolare nostro, che è la pandemia. Come lo vive il comandante di una forza di polizia particolarmente legata al discorso che subisce di più la pandemia, ovvero sia il commercio, tutte queste attività? Beh, diciamo che questo non è un segreto, abbiamo vissuto un periodo nel quale anche l'attività di controllo più prettamente fiscale è stato sospeso, anche per evitare di andare a dare ulteriori aggravi su quello, ma non perché da noi non è che andiamo a colpire la non gente. È l'accanimento esattamente, non è che c'è, però comunque ci siamo resi conto che c'è una situazione che era di una emergenza unica nella storia moderna, diciamo che forse ecco, noi possiamo richiamare alla memoria situazioni da modello veramente da Promessi Sposi, come la peste che chiamava il Manzoni. Non avevamo avuto a memoria storica situazioni che erano lontanamente paragonabili. Dicevo, chiamavo prima alla memoria quello che vivevo quotidianamente nel venire la mattina a lavorare e vedere Piazza Libertà completamente deserta, scene con cui non eravamo abituati, non potevamo neanche immaginare fino a qualche mese prima. Quindi sicuramente abbiamo cambiato il nostro modo di approcciare il lavoro, e quindi ci siamo concentrati
anche inizialmente collaborando con le altre, con le altre forze di polizia, soprattutto sul discorso dell'applicazione delle misure di contenimento. Però ecco, questo è quello che ho sempre detto. Ma lei ha detto che la gente ha reagito bene in questo. Sì, questo è vero, cioè, rispetto a quello che vedevamo spesso anche nella cronaca nazionale di soggetti che venivano rincorsi perché in qualche modo andavano in giro quando non potevano, qui situazioni di questo tipo non si sono mai verificate, e anche quando ci si è confrontati con qualcuno che per vari motivi si muoveva perché aveva delle, è sempre stato un approccio costruttivo, quindi ci è sempre riusciti a trovare il modo di venire incontro alle esigenze legittime delle persone che in qualche modo dovevano vivere e muoversi in quel periodo. Poi da lì si è proseguito con quelle che sono le attività invece più legate ai controlli sulle sovvenzioni che da qualche tempo lo Stato e gli enti locali stanno mettendo a disposizione delle famiglie e delle attività individuali. Allora.